Buongiorno, benvenuti in questa rassegna di oggi, 31 agosto. Allora, quali sono le cose fondamentali che sono venute sui giornali? Beh, sicuramente la cosa più importante è la cosiddetta rivolta di Roma, secondo i giornali, a seconda dei titoli, a seconda delle coloriture e anche a seconda del fatto che si sia su un giornale romano o su un giornale, diciamo, un po' meno romano come il Corriere della Sera. Quello che è successo, secondo la cronaca, è abbastanza semplice, cioè cosa è successo? Una signora ha fatto e ha organizzato a Tiburtino Terzo una spedizione punitiva per andare a menare un pazzerello, questo sì, considerato il pazzerello eritreo che gira a piedi nudi. Sapete quei pazzerelli che vedete purtroppo nel disagio più completo nelle città. Non è una questione di oggi, ci sono sempre stati, ma il pazzerello in realtà è andata la signora a vendicare il fatto che il pazzerello, evidentemente insultato o attaccato, o anche non attaccato dai giovani figli di questa signora, gli ha lanciato delle pietre. Quindi ha reagito lanciando le pietre. La signora, quindi, con il figlio, il nipote e altra gente è andato nel centro di accoglienza, ha fatto casino e alla fine c'è stato un ferito. Allora, il tema qual è? Io sono fissato con i libri di quelle piccole rivoluzioni che nascono, diciamo, che nascono da piccoli dettagli di cronaca, perché all'interno dei palazzi uno si occupa delle grandi cose, delle grandi vicende, dello Ius Soli, delle pensioni per i giovani, tutti i temi che avremo oggi. Poi però le piccole rivoluzioni nascono da scintille che sono appunto la stupidaggine che viene in provincia. Sminuire queste scintille vuol dire non capire che c'è una grande tensione. E quando il ministro ieri Minniti dice che l'immigrazione, oggi c'è su tutti i giornali perché è stato redarguito dal Ministro della Giustizia, quando il Ministro degli Interni dice che l'immigrazione in Italia rischiava di essere è un'emergenza, rischiava addirittura la tenuta democratica oltre che sociale di questo paese, non diceva una cosa assurda. E oggi Orlando, che voi ve lo immaginate a Tiburtino Terzo, Orlando, io non so se mi immagino Minniti, non so se immagino me stesso a Tiburtino Terzo, perché una delle zone degradate di Roma, quando ci passavamo col motorino, erano cavoli anche quando non c'era il periodo dell'immigrazione, Laurentino 38, Tiburtino Terzo, erano delle zone comunque molto degradate di questa città. Come ricorda oggi il Messaggero, le vecchie zone della forza grande comunista erano tutti di sinistra in quell'epoca. Però quello che voglio dire, Orlando me lo immagino meno di me, meno di Minniti al Tiburtino Terzo. E beh, Orlando cosa dice a Minniti? Ma quale tenuta democratica? Se continui a dire che c'era un problema di tenuta democratica e c'era un'emergenza dell'immigrazione in Italia, fai un favore ai fascisti. Ecco, con questa mentalità, cioè quella di evitare di riconoscere un problema perché si può agevolare qualcuno che quel problema lo conosce meglio di te, beh, allora probabilmente si creano casini, e con gli stessi casini che crea la giustizia ogni giorno non capendo quello che succede nel mondo reale. Vado avanti. Perché oggi sul giornale c'è un piccolo colpo di scena, diciamo, per gli addetti ai lavori. Gabrielli, che è il mega capo della polizia, che ha lasciato solo interviste a Repubblica, perché Gabrielli si deve far dimenticare il fatto che sia il capo della polizia, cioè di quelli che usano la violenza, perché gliel'abbiamo data noi la violenza alla polizia negli stati moderni per evitare che si facciano altre violenze. Quindi i violenti possono essere solo i poliziotti, non posso essere io, non, se ho un sopruso, non può essere il magistrato che lo ordina al poliziotto. Cioè, i poliziotti hanno il monopolio legale della violenza, questo fanno i poliziotti, controllano, prevengono, ma hanno anche il monopolio legale della violenza. Però si vuole far dimenticare in quest'epoca di buonismo totale il capo della polizia, che non è più Parisi, ma è Gabrielli, un politico favoloso, il capo dei poliziotti, è un poliziotto, è uno sbirro, come direbbero quelli antipatici, e quindi lascia interviste buoniste a Repubblica. Oggi la rilascia al Corriere della Sera e passa dal buonismo di Repubblica, in cui dice al G8 ci siamo di Genova, fa un mea culpa incredibile, attacca il suo predecessore De Gennaro, ci sarebbe dimesso. Poi un secondo intervista a poco tempo di distanza a Repubblica nei giorni scorsi, dicendo quella cosa che ha detto il nostro funzionario è una cosa gravissima, gli spezzo le braccia. Oggi sul Corriere della Sera modera un po' i toni, forse perché vede di essere scavalcato, come si dice a destra, dal punto di vista della sicurezza pubblica, dal suo ministro Minniti, e oggi dice la politica non può delegare tutto alla polizia, cosa già sentita, perché questo l'ho sentito, che la politica non può delegare tutto ai magistrati, la politica non può delegare tutto ai maestri, la politica non può delegare tutto alla polizia. Secondo me non vuol delegare niente la politica, è semplicemente spesso inetta. L'altra questione che dice: mi auguro che i temi di sicurezza, sempre più spesso legati all'immigrazione, non diventino argomento di campagna elettorale. E no, caro capo della polizia, scusami, fai il tuo mestiere, esercita la violenza legale che noi ti abbiamo attribuito, ma non dire minchiate, perché se la politica si divide sull'immigrazione, se la politica si divide
Sicurezza è perché la sicurezza è un tema che una certa parte politica, nonostante quello che dice Minniti, se l'è sbattuta. E far finta che questo non sia il tema oggi, cioè quello della sicurezza, è magari dirlo in famiglia, ma non lo dire al Corriere della Sera, perché non è il tuo campo quello di dire io ascolto quando mi fermi il motorino perché non ci ho allacciato il casco. Tu ascolta noi, non ti occupare di politica, perché un poliziotto che si occupa di politica è un poliziotto che mi fa un po' paura. E soprattutto un poliziotto che detta le agende delle campagne elettorali mi fa ancora più paura, anche se l'ha fatto sicuramente in buona fede. Del capo della polizia, però insomma si occupi degli affari suoi e mi sembra che ce ne abbia tanti che gli abbiamo delegato noi cittadini, non la politica, al capo della polizia. E sulla questione, vi ho accennato prima, della tenuta sociale, ci sono tutte le battute, tutti i giornali ricordano come Orlando sia in contrasto con Minniti perché dice che non c'è nessuna tenuta democratica. Poi sui temi generali, diciamo, che mi piace affrontare e che sono in questo calderone su cui ci siamo concentrati nell'ultimo periodo della sottomissione dell'autocensura culturale alle felpette. Beh, straordinaria come sempre l'intervista di Giulio Meotti, che è un grandissimo giornalista del Foglio che io seguo con attenzione, a Roger Scruton. Ho recensito, lo troverete sul mio sito, uno dei suoi ultimi libri. Scruton è un conservatore, non un liberale, un conservatore britannico. La Thatcher gli piace, ma fino a un certo punto, ma insomma, è un classico conservatore britannico. E oggi Roger Scruton fa in questa intervista dice una cosa incredibile, dice che si occupa del tema che è, se volete, un'appendice di quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, e del fatto che c'è una specie di iconoclastia, così si dice, nei confronti dei simboli del passato, le statue in America, Italo Balbo in America, Financo Gandhi, Cristoforo Colombo, e dice Scruton, è un misto del movimento giovanile che si abbevera soltanto e si informa soltanto attraverso Facebook senza alcuna cultura ed un'elite pronta a ripudiare la cultura occidentale. Ovviamente l'intervista è molto più ampia, sviluppa molto di più il ragionamento e sostanzialmente racconta Scruton perché e quali sono i lenti passi per i quali ci stiamo sottomettendo con una politica che l'altro mio beniamino di quest'epoca, che è Robert Spencer, chiama l'International Left. Un'altra cosa ve la voglio raccontare riguarda ancora la Boldrini e Facci, che in un pezzo oggi sul Libero, non so quanto ironico e non so quanto colto, dice la Boldrini per una volta ha avuto ragione, aveva torto ieri Sallusti, avevano torto Giordano, aveva tolto la verità, avevano tolto tutti quanti. Sapete perché? Perché aveva detto per la prima cosa una cosa giusta, e cioè che il Presidente della Camera non si può occupare di commentare tutti i fatti del giorno, non è questo il suo mestiere. Allora non dovrebbe occuparsi di parlare mai, se non dei regolamenti della Camera e del suo ruolo in super partes. Quindi tra il serio e il faceto, Facci, dando ragione alla Boldrini, le dice sostanzialmente di star zitto. Christian Raimo, che se ne va via da una trasmissione televisiva in cui aveva avuto un battibecco con Sallusti, la trasmissione televisiva era quella di Rete 4, dalla vostra parte con Belpietro, oggi viene in soccorso la Repubblica che lo intervista. A differenza, no, di Raimo, io ho partecipato a centinaia di trasmissioni televisive in cui ero una straordinaria minoranza, negli anni passati, da Santoro a Rai 3, ero sempre in minoranza, però a parte che qualche volta ti viene di alzarti, magari lo si può anche fare, non contesto Raimo sul fatto che alzare, però il giorno dopo non dico, anzi lo dico in effetti, però benvenuto tra di noi, lui dice... Mi sono trovato nella vostra parte, era una trasmissione che sembrava una trasmissione del Ku Klux Klan, che è una roba illegale, irregolare. Io mi trovavo in delle trasmissioni comuniste, in cui non c'è nessuna illegalità perché il comunismo non è bandito, ma era il mio giudizio, cioè chiaramente comuniste, mentre loro si trovano nelle trasmissioni del Ku Klux Klan. Ognuno ha la sua pena, mettiamola così. Christian Raimo, consigliere d'amministrazione della Biblioteca di Roma, nominato dal Movimento 5 Stelle. A proposito di questioni romani, straordinario oggi, secondo me, il tema che affronta Gianluigi Chiocci, scusatemi, Chiocci, sul Tempo, il direttore del Tempo, perché dice: scusatemi, abbiamo scoperto che ci sono due delibere di Zingaretti. Due delibere di Zingaretti, il presidente della regione Lazio, che adesso fa il fenomeno sulle occupazioni, che aveva dato agli occupanti di Via Cortatone, cioè del palazzo in centro a Roma, gli aveva dato la possibilità di andare nelle case popolari, gli aveva riservato un pezzo di case popolari. Allora dice: ma perché allora fai tanto il fenomeno con la Raggi, caro Zingaretti, se sei tu il primo con le tue delibere a permettere agli occupanti di occupare altre case, cioè agli abusivi di avere un diritto sulle case popolari che tu devi
devi assegnare. Secondo me la posizione di Chioggia è vincente e comunque da seguire. E cambiamo discorso e andiamo sul discorso che sempre leggo in prima pagina sul Tempo, ma anche su Italia Oggi, che è una cosa incredibile. Dal 1 settembre, ve lo leggo bene, dal 1 settembre al 31 ottobre, non, aspetta che voglio vedere il punto esattamente in cui dal 1 settembre al 31 ottobre è chiusa nel Lazio la sezione speciale per il riesame dei provvedimenti cautelari. Sapete cosa vuol dire questo in un paese civile? Che se tu vai in galera, non perché condannato, ma perché ti arresta un PM con il vaglio ovviamente del giudice, tu non puoi fare ricorso contro la detenzione preventiva. Cioè, tu nel Lazio, se sei arrestato, in cui se a me mi arrestano, spero di no, questo mese, domani a Roma, io non posso fare un ricorso se mi arrestano preventivamente, prima di qualsiasi giudizio. Questo non è un paese normale, questo è un paese che si preoccupa dei diritti degli occupanti e non si preoccupa dei diritti di libertà normali di qualcuno a cui gli si toglie la libertà, lo si sbatte in carcere e non può fare un ricorso perché è chiuso il giudice, è chiuso il tribunale dei ricorsi. Ma voi vi rendete conto? Io trovo una cosa incredibile. Voi dite, stai con i carcerati, stai con i... Ecco, e questo è il punto. Chi va in carcere? Marocchini, deboli, pochi colletti bianchi. Allora, quello che voglio dire, invece di fare i fenomeni, cercate di occuparvi delle cose serie per tutelare i più deboli, e cioè tutelare il diritto di libertà per un più debole che si trova in carcere e non può ricorrere. Sto parlando di carcerazione preventiva, Non sto parlando della carcerazione dopo aver avuto una condanna. Neanche in Venezuela, neanche a Caracas. C'è una manovra, esiste un sistema giudiziario di questo tipo in questo frangente. Ultime due cose, pensioni per i giovani, ne parlano tutti quanti i giornali. Di Vico oggi affronta la questione sul sapore elettorale di tutte queste manovre. Vi dico soltanto una cosa, l'idea di vedere questa grande foto con un tavolo, con Poletti, l'uomo delle cooperative, con accanto la Camusso e tutti i segretari delle confederazioni sindacali, allora io dico, se loro si devono occupare delle pensioni dei giovani, ragazzi, scappate! Scappate da questo paese, scappate da questo paese. Se il nostro futuro a 30 anni, cioè perché i giovani andranno in pensione se tutto va bene a 66 anni e 7 mesi, quindi i 29enni di oggi andranno in pensione fra 30 anni, 25, no, 35 anni, se il futuro a 35 anni è stabilito dalla Camusso oggi, via, più veloce possibile. Ciao.